Aumenta lo spazio per il trattamento dei minori ed è sempre una cosa buona quando si aumentano le opportunità per i minori di questo territorio e con il CRT, con cui abbiamo una solida collaborazione da molti anni per la riabilitazione motoria, logopedica, neuropsicomotoria e da un po' di tempo anche per la diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento, la collaborazione ci ha consentito anche di abbattere i tempi d'attesa per questo percorso. Quindi ben vengano nuovi spazi che porteranno ad accrescere le attività in risposta ai bisogni di questa fascia di popolazione che ha una priorità, deve avere una priorità nelle strategie delle istituzioni. Una parte probabilmente rimarrà occupata dalle attività del CRT in maniera da favorire la stretta collaborazione che prosegue con i professionisti del UFSMIA, Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, diretta dal dottor Berloffa, e una parte è possibile che invece sia spostata qui in maniera da ottimizzare anche l'uso degli spazi e favorire l'ingresso di altri medici di medicina generale nel distretto.